Ok, controlliamo solo che sia tutto a posto. Allora, correva l'anno 1975, per la prima volta almeno navicelle spaziali appartenenti a due agenzie spaziali avversarie, l'Apollo e la Soyuz, si incontrano in orbita e si agganciano. Aspetta, però, io sta cosa l'ho già detta. Vediamo un po', guerra del Vietnam. Pasolini, Sex Pistols, Iron Maiden. Sì, ah, sì, questo era il video sulla Game Workshop, non ricordo, ho dovuto saltare le ferie per quello. Boh, svolta, video già fatto, a sto punto vado a organizzare il cenone con i miei 5 congiunti. Faccio solo prima un controllo per evitare che sia tutto a posto, però boh. 1975, quante altre cose possono essere successe nel gioco di ruolo nello stesso anno? Fatemi solamente controllare, vediamo. 1975. Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E torniamo nuovamente a parlare del 1975, vero e proprio annus mirabilis per quanto riguarda il gioco di ruolo. Nel 1974 è stato pubblicato per la prima volta Dungeons and Dragons, che fu il primo gioco di ruolo della storia. Ne abbiamo parlato in una lezione di storia qualche anno fa. All'epoca D&D ovviamente era un unicum in quanto è stato il primo gioco di ruolo a mai essere stato pubblicato e di conseguenza non c'era un altro gioco come lui e il D&D stesso era racchiuso nella categoria generica dei giochi progressisti, almeno questo era il nome che gli venivano dati all'epoca, che comprendeva D&D, giochi da tavolo, giochi di strategia e anche i primi videogiochi che stavano nascendo proprio in quel periodo. D&D però non era destinato a restare solo per molto, infatti proprio nel 1975 arrivarono i primi altri giochi di ruolo e si cominciò a muovere i primi passi in quella che poi avrebbe reso il gioco di ruolo non un tipo di gioco all'interno di una categoria più vasta, ma una vera e propria corrente artistica a sé stante, in realtà più che altro un insieme di correnti artistiche che si fondono e si separano a seconda di quale sia lo specifico gioco che voi ora stiate giocando. Il fatto che nel gioco di ruolo siano presenti varie correnti sia di interpretazione che di design è qualcosa che risale proprio agli albori dell'inizio dell'industria del gioco di ruolo. Ora, molto spesso si sente parlare a caso di cosa dovrebbe essere il vero gioco di ruolo con gente che sostiene che una volta c'erano i veri giochi di ruolo, adesso escono solo libricini per le one shot. No, i giochi di ruolo originali erano tutti perfettamente identici, solo dal 90 in poi ha cominciato a esserci varietà. Ovviamente queste sono tutte esagerazioni. Il gioco di ruolo, come dicevo, fin dagli albori, aveva le sue correnti interne che in larga parte si ripercuotono nel gioco ancora oggi. Ed è proprio per questo che è importante, e questa settimana andremo a parlare del secondo gioco di ruolo. Ci sono infatti due giochi che si contendono il titolo di secondo gioco di ruolo mai creato. Entrambi sono nati sulla scia della pubblicazione della prima edizione di Dungeons & Dragons e in entrambi i casi l'ideatore, dopo essere entrato in contatto con Dungeons & Dragons, ha deciso di crearne una propria versione e, diciamo, mettere su carta la propria fantasia. Stiamo parlando di Tunnels and Trolls di Ken Sant'André e di Empire of the Petal Throne di M.R. Baker.
DMR Baker abbiamo già parlato in un video precedente, perché è il famigerato inventore del colpo critico. Sì, ogni volta che subite un critico e maledicete quello che ha avuto l'idea di inventarli, in realtà è di Baker che state parlando. I giochi uscirono entrambi nel 75, in realtà a poca distanza l'uno dall'altro. Tecnicamente il primo a essere pubblicato e quindi ufficialmente il secondo gioco di ruolo della storia è Tunnels & Trolls, ma in realtà Tecumel, l'ambientazione su cui si basa Empire of the Petal Thrawn, era in lavorazione già da molto prima, in realtà da molto prima anche di D&D, e in realtà il gioco di ruolo fu solo l'ultima delle incarnazioni che ebbe. Inoltre Sant'André e Baker non si conoscevano tra di loro, erano all'oscuro del lavoro l'uno dell'altro e entrambi furono direttamente influenzati solo dalla prima edizione di D&D. Quindi stabilire tecnicamente chi dei due abbia avuto l'idea per primo è qualcosa di molto complesso, che non ha neanche senso andare a discutere oltre a un certo livello. Per quanto però i giochi uscirono uno vicino all'altro, non si influenzarono a vicenda e furono in realtà partoriti dal loro autore dopo essere stati ispirati dalla lettura della prima edizione di Dungeons & Dragons, la filosofia di design che sta dietro i due giochi non potrebbe essere più diversa e ha dato origine a correnti che ancora oggi vediamo nel gioco di ruolo attuale. Cominciamo comunque dal primo in ordine di pubblicazione e ufficialmente il secondo gioco di ruolo della storia, Tunnels & Trolls. Ken Sant'André entrò per la prima volta in contatto con D&D quando un suo amico gli passò la sua copia dell'edizione originale del regolamento. Lui rimase intrigato dal concetto di gioco di ruolo, l'idea di vivere avventure in un mondo fantastico lo lasciò particolarmente affascinato. Trovava però che le regole di quel nuovo gioco che gli era stato passato fossero da una parte molto pesanti e comunque in linea generale mal spiegate e soggette a troppe interpretazioni. Ora, col senno di poi, non è che queste critiche fossero proprio campate per aria, diciamolo. Decise quindi di scrivere il suo regolamento, semplificando molte cose, limitando l'unico dado al dado da 6 per tutte le azioni all'interno del gioco, e soprattutto, non essendo Sant'André un fan dei lavori di Vance, come fu Gygax, tolse del tutto il sistema vanciano degli incantesimi, anche di quello ne abbiamo già parlato in un video precedente, e lo sostituì con un sistema magico a punti in cui c'erano decisamente meno incantesimi e i maghi dovevano spendere punti mana per poter attivare gli incantesimi che avevano. Al di là di questi macro cambiamenti, volle inserire anche una serie di regole per permettere il gioco in solitaria, creando tecnicamente il primo masterless, se così vogliamo definirlo, e anche dei consigli pratici per poter giocare in differita grazie a tecnologia nuova che si era sviluppata solo pochi anni prima, la comunicazione via email. Erano tempi più semplici, la gente non aveva ancora capito che internet serve per foto di gatti e litigare con gli estranei. Per quanto lo stile delle descrizioni e dei pochissimi riferimenti al gioco sia tendenzialmente più autoironico e scansonato rispetto al Dungeons & Dragons in Gygax, Sant'André non scrisse alcuna ambientazione ufficiale per Tunnels & Trolls. Lui si limitò a presentare le regole, oggi diremmo lui si limitò al design, e volle che fossero i giocatori e i master a creare la loro ambientazione partendo da zero, limitandosi poi a dire, ma in un'intervista fatta anni successivamente, che secondo lui il modo migliore per giocare a Tunnels & Trolls è quello di ricreare una sorta di terra di mezzo, ma mettendoci dentro
Elric, Mel di Monet e un po' di cattivi della Marvel. Non esiste comunque alcuna ambientazione ufficiale per Tunnels and Trolls. Uscirono cose per la quinta edizione, ma si parla di roba anni e anni avanti nel futuro rispetto al 1975. Empire of the Petal Throne invece andava nella direzione del tutto opposta. Baker non vide le regole di Dungeons & Dragons tanto come uno strumento per giocare, ma come un modo per dare ancora più vita all'ambientazione immaginaria su cui lavorava da molti anni. Come dicevo prima, Tecumel, l'ambientazione di Empire of the Petal Throne, è molto precedente anche allo stesso D&D. Baker cominciò a lavorarci da ragazzino, in realtà durante gli anni 40, per dare un corpus alle proprie fantasie. E quindi sì, nel 75 Tecumel era già un'ambientazione vecchia praticamente di 30 anni. Ovviamente l'ambientazione era cambiata nel corso degli anni, anche perché Baker, che non era più un ragazzino all'epoca, anzi era un professore di linguistica che nel corso del tempo, come esercizio intellettuale, aveva creato una serie di lingue fittizie attraverso cui aveva poi sviluppato culture fittizie e le aveva tutte riunite in questo mondo immaginario che lui usava per i suoi giochi da ragazzo, in realtà in una maniera molto simile al lavoro che fece poi Tolkien. M.R. Baker è stato anche definito il Tolkien dimenticato. In realtà la filosofia che c'è dietro ai lavori di entrambi è molto simile. Sono partiti da una lingua immaginaria per poi sviluppare popolazioni e mitologie intorno a quelle. Ora, l'ambientazione di Tecumel è enorme, molto complessa, e al di là del dettaglio incredibile che Baker ci mise, vi dico solo che queste lingue immaginarie esistono, ci sono dei manuali per impararle e dei corsi se si vuole imparare a parlarle, e il livello di dettaglio poi che le popolazioni e la mitologia si scrisse dopo servirebbe un'intera serie di video solo per quello. Quindi mi limito a dire che se Tolkien, col suo Signore degli Anelli, ha preso ispirazione al folklore, alla mitologia europea, Baker col suo Tecumel l'ha fatto altrettanto, però prendendo ispirazione dalla mitologia medio orientale e indiana. Poi personalmente vi consiglio di approfondire la cosa per i fatti vostri, Tecumel è veramente qualcosa che merita. Baker però nella sua vita privata era un appassionato di wargame e organizzava col suo gruppo di gioco delle partite, anche quelle ambientate nel mondo immaginario che lui aveva creato e che poi aveva condiviso con gli altri, e l'opera aveva cominciato a diventare qualcosa di collettivo. Da wargamer, in realtà per coincidenza, fu invitato a partecipare a una delle prime partite dimostrative di Dungeons & Dragons che si tennero a Lake Geneva. Ispirato da quella nuova cosa che era Dungeons & Dragons, Baker ci vide un ottimo modo per rendere ancora più vivo il suo mondo immaginario in maniera ancora più dettagliata di quello che poteva fare con un normale wargame scontri tra eserciti, e quindi si mise al lavoro per creare il proprio gioco di ruolo ambientato all'interno di quella che noi chiameremo la sua ambientazione. E quello che scrisse fu diametralmente opposto a quello di Sant'André. Il regolamento era molto pesantemente ispirato a quello di D&D, le meccaniche erano virtualmente identiche, se non qualche differenza come appunto l'introduzione del colpo critico, ma sono quelle che noi definiremmo delle house rules che lui implementò nelle sue partite per renderle più vivace. Il suo scopo infatti non era quello di migliorare le regole o di migliorare il gioco, ma era quello di adattare le regole
al mondo immaginario che lui aveva già creato per fare in modo che quello specifico mondo si rendesse meglio. Per quanto l'ispirazione fosse la stessa, Baker fece il ragionamento opposto a quello fatto da Sant'André. Lui non cercò di creare un regolamento migliore per Dungeons & Dragons, ma lui cercò di prendere il regolamento di Dungeons & Dragons così com'era fondamentalmente e adattarlo per rendere in maniera migliore il mondo che lui aveva già creato. Non creare un regolamento migliore, ma fare in modo che quel regolamento rendesse il mondo in maniera migliore. Quindi, se vi capiterà mai di trovarvi in una di quelle sgradevoli conversazioni tra chi dice che la cosa più importante in un gioco di ruolo sia la qualità del regolamento e chi invece dice che no, è l'ambientazione e il mondo del gioco condiviso, sappiate che questa è una diatriba che va avanti praticamente da 50 anni e che comunque non dà segno di fermarsi, quindi probabilmente la discussione sta cominciando a ricadere su se stessa, mettiamola così. E per evitare di cominciare a parlarci addosso anche noi, diciamo che per questo video è tutto. Adesso la parola sta a voi. Scrivetemi nei commenti qui sotto se voi avete giocato a questi classici o se ne avete uno preferito. Qual è il vostro atteggiamento, se preferite le regole o l'ambientazione. Se magari so che c'è qualcuno di voi che ha scritto dei giochi di ruolo, li sta scrivendo, diteci qual è l'atteggiamento che state avendo e perché. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete anche quelle nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche. Io sono il Master Kae e vi auguro buone feste e a questo punto noi ci vedremo l'anno prossimo con il primo video del 2021. E speriamo che quest'anno sia finito, va?